Il famoso dissidente cinese Liu Xiaobo è stato condannato venerdì a 11 anni di prigione. È stato accusato di incitamento alla sovversione del potere statale, un'accusa che il regime cinese usa spesso per perseguire i dissidenti. Liu è un veterano della protesta pro-democratica del 1989 in piazza Tiananmen. Recentemente è stato anche il principale autore del manifesto Carta 08 che chiede riforme politiche radicali. Le autorità hanno vietato ai diplomatici stranieri di assistere al processo, ma in molti hanno deciso di attendere la decisione fuori dal tribunale. Il governo degli Stati Uniti è profondamente preoccupato per questa condanna a 11 anni di prigione annunciata oggi nel caso del famoso attivista democratico Liu Xiaobo. Lui è stato accusato di incitamento alla sovversione dello Stato. La persecuzione contro le persone per la pacifica espressione delle loro opinioni politiche è in contraddizione con le norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale. Un sostenitore di Liu, Yan Lezai, dice che la sentenza del tribunale era prevedibile. Comprendo il governo cinese. Non sono sorpreso della decisione del tribunale. Liu è stato arrestato poco dopo l'uscita su internet della Carta 08, pubblicata il 10 dicembre 2008 per segnare l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'annuncio della sentenza contro Liu è arrivato il giorno di Natale, ma i media internazionali continuano a mantenere alta l'attenzione su questo caso.